Salve a tutti a Titan89 e benvenuti in questo nuovo video di Dark Souls 3. Siamo qui con il nostro personaggio. Vi spiego brevemente quello che è successo. Noi ci eravamo lasciati qua, ragazzi. Mi vedete con un sacco di anime in meno perché purtroppo sono morto due volte di seguito. Stavo accendendo il video, stavo facendo bravo bravo il video, ma sono morto terribilmente due volte di seguito. Quindi non è una storia felice. E lì ho raccolto un oggetto, non so se ve l'ho mostrato ragazzi, nel caso ve lo dico qui davanti, è facilissimo. E lì in fondo c'era un altro oggetto, solo questo ho fatto, poi sono morto due volte, ho detto vabbè basta, cancello tutto il video, registro un altro giorno, infatti un altro giorno. E niente, dovete andare calmi nei soul perché succedono di queste cosette molto simpatiche. Che dirvi, con l'aggiornamento 1.06, se non sbaglio, il gioco va a scatti ogni 5 minuti per mezzo secondo. Sta sempre a 60 frame, ogni tanto per un mezzo secondo va a 25 frame e poi riparte alla grande. Non è la mia configurazione, è proprio il gioco che è stato patchato probabilmente male. Infatti ho trovato su internet che qualcuno come me, pochi, sono stato un privilegiato, possiamo dire pochi, hanno avuto di questi, diciamo, problemi. Siamo qui, non voglio rimorire per un'altra volta perché altrimenti potrei abbandonare il gioco, quindi vediamo di fare le cose un po' più a modo. Quel tizio là, se non cade, ecco, adesso ho avuto un calo di frame per mezzo secondo, ragazzi. Un po' troppo presto. Comunque, questo tizio qua, se non cade, è abbastanza tosto da uccidere perché non c'è un vero e proprio spazio per affrontarlo, c'è sta roba qua. Non è uno spazio per affrontare un essere così. Però uno è più velocissimo. È incazzato nero. Lo sento che perderò di nuovo. No, sinceramente prima sono morto cadendo. Però effettivamente stavo affrontando lui. E non ti dà spiragli. Poi la telecamera fa cagare. Veramente fa cagare. Forse devo togliere l'indicatore automatico. Diciamo così. Uno. Sì, ma se tolgo l'indicatore automatico non va bene. Uno. Ah, mi hai fregato. Vai. Uno e due. Due li fa quasi sempre. Uno e due. Il terzo quasi mai. Ecco. Ok. Ragazzi, il posto è bruttissimo. Ecco, ora ha fatto il terzo. È in giornata. No, 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 no. Ecco, così mi ha buttato a telecamere spente. Dai che è morto? Ok. Ragazzi, non è stata una delle mie più grandi prove in questo gioco, però, cioè, capitemi, il percorso un po' brutto, un po' stretto. Adesso andiamo un attimo. Ah, ok. Tornando, sono morto con lui in pratica. Quindi, diciamo, ognuno mi ha. Guardate come cade, guardatelo. Come un pesce lesso. Starto. Bello in testa l'ho preso. Me ne compiaccio. Diciamo che ho ucciso le due. Ah, cazzo. Madonna. Dicevo, ho ucciso le due personcine che mi avevano dato più problemi nel precedente video dove ero un attimo morto. Anche questo è un po' stronzetto, però ce la si fa, ce la si fa. Vediamo. Ok, quindi ragazzi, solamente quei due oggetti che vi ho fatto all'inizio non. No, 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 non ci credo. Ebbene, questo video sta iniziando benissimo, invece a differenza dell'altro che è andato di merda. Gemma benedetta, vediamo un po' questa benedetta gemma. Una gemma di titanite infusa, utilizzata comunemente come amuleto dai santi. Viene usata nelle infusioni per creare armi benedette. Bello, bello. Ma un po' di luce, grazie. Ok, questa strada l'abbiamo vista. Vediamo un attimo di andare più avanti. Vediamo se c'è qualcosina da questa parte. Ah, vedo lì che si può cadere già, ok. Riassumendo, io durante, diciamo, Dark Souls, come provo a rotolare? Ma non ci penso. Ah, sì, ok. Dicevo, io durante Dark Souls, questo Dark Souls, penso di aver perso 15.000. Adesso ho iniziato il video con 27.000 anime. Nello scorso avevo 40, quindi sono già 13. Più di 12.000 perse durante altri spostamenti. 12 più 13 fa. Dove va? Ok, 25.000. E no, da qua non c'è bisogno. Quindi un 25.000 anime, ragazzi, che recupererò quando
troverò un posto che mi piaccia. Perché non ho trovato proprio un bel posticino dove fare anime, sinceramente. Ma qui dove... Com'è alta sta roba? Cioè, ma perché tutti sono alti? Io sono un nano. Vabbè. E qui dovrebbe esserci tipo un tizio che viene evocato. Cos'è quella? No. Che figata. Aspetta un attimo. Ne ho vista una cosa simile. Forse ce l'ho equipaggiata, vediamo. Eccola. Ragazzi, forca del santo. È la stessa. La stessa magia che ti manda. Solo l'avrei fatta ad arma. Vabbè, stai buono adesso. Ah, ok. Aspetta. Ma io secondo me col fuoco voi... Che cos'ho col fuoco? Infatti, secondo me col fuoco non siete personcine molto contente. Ah, e tu? Oh, i vivi sembrano i morti. I morti sembrano i vivi, ragazzi, qua, perché non stavo distinguendo benissimo la situazione. Allora, andiamo avanti un attimo, perché mi pareva che ci fosse un tizio che... Boh, ci invadesse. E questi perché sono impalati? Che sgorga ancora il grasso dalle membra. Vabbè, ci interessa. Le picchiamo tutto. Vedete? Ma sono rimbalzato da cosa? Ok, tra poco, ragazzi, ci sarà una cosa che probabilmente utilizzerò. Non so come, non so perché. No, no, no. No, non esageriamo adesso, eh. Tu? Tu perché stai fermo e immobile? Ah, maledetto bastardo. Brava persona più avanti. Che si tratti di amicizia? Che si tratti di amicizia, ok. Ma non parla. Non parla. Non lo so. Ragazzi, lasciamolo vivo perché non sta facendo assolutamente niente. Ok, questa porta può presagire qualcosa di non bello. Non tanto bello. È stata aperta da una persona molto alta perché vedete che la dimensione di sopra, mentre sotto è giusto per i piedi. Quindi è una persona molto alta e capiente. Vediamo un po' chi è. Comunque la cura dei dettagli di questo gioco è veramente fatta a modo. Allora. E farò più avanti. Ok. Culle. Culle vuote. E culle volanti. Oh. Adesso andiamo a completare un bel set. Intanto ci facciamo un bel falò che tra poco ci sono di nuovo i nostri amichetti là fuori. Vorrei sapere anche quel tizio là fuori che cosa stava a rappresentare, sinceramente. Perché ancora non lo so. Elmo delle spine, armatura delle spine, guanti d'arme delle spine, gambali delle spine, tutte le spine. Del tizio di prima, ragazzi. Kirk. Ok. Questo è il caso di vederci, ragazzi, eh. Una donna gigante, come al solito, molto bella. Ed è Rosaria, madre della resurrezione. Chi entra nel patto? Sì. Ditta di Rosaria. Siamo un dito? Allora, possiamo, ragazzi, ridistribuire le caratteristiche e cambiare aspetto. Sinceramente, per aspetto ci sto pensando. Lo farò a video spento, quindi non sarà in questo video. Ci verrò una volta, magari inizio il video da qua per farvi capire. Non lo so. E per quanto riguarda ridistribuire le caratteristiche, pure lo voglio fare, ma non so in che modo. Non ho ancora scelto niente. Però che ci sia un falò qua, tanto di guadagnato. E mettiamo un attimo il dito, il dito, il dito. Olè. Eccolo qua. E offri una lingua, quante ne ho? Ne ho due. Offriamone una. La tua devozione verso il patto è aumentata. Ok. Perfetto. Non lo offrite, non li offrite voi, ragazzi. Ho voluto offrirla io giusto per un tentativo per vedere se lui si avvicinava. E infatti lo vedo. Prima non lo stavo vedendo, ragazzi, senza offrire la lingua. Adesso non so se, visto male, io sono ciecato, quello che volete, però non lo stavo vedendo. Chi è questo? È il dito che c'è all'altare del vincolo. Vedo che hai scelto di servire Rosaria. Sarà contenta, gli ho trovato un altro dito.
Un avvertimento d'amico. Alle dita di Rosalia è richiesto solo di trovare lingue per la propria signora. La nostra è una vita libera. Puoi scegliere di credere come il dito giallo che le dita siano una squadra. Non credo però che i tuoi drammi personali ci interessino. Ok. Rosaria's fingers and other, you are free to believe, but... Ok. Ancora non sto capendo bene la situazione, ragazzi. Tu? Perché voglio riparlare con quel tizio là? Ma da dove spuntano questi che cadono? Ah, eccoli. Un po' troppi. No, 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 fermi che mi sono appena curato. Sono più di primo? No, vabbè, forse è impressione mia. Quello è morto. No, ok, aveva uno spasmo alla testa. E... però questo qui non sto capendo se è un amico, se va ucciso, se... non lo so. Non lo so. Va bene, andiamo avanti ragazzi, vediamo cosa riusciamo a fare altro in questo capitolo, questo video, in questo esperimento, in questo... chiamatelo come volete. Braccio ce l'ho? No. Ragazzi, sto finendo le braci. Ah, questo mi è proprio sfuggito prima. Cioè, sapevo che comunque... ok, qua ci sono i simpatico. Oh, non sei morto? Oh, calmi. Vabbè, vi uccido perché credo che devo tornare da queste parti, ma... giusto per... mia pulizia personale. Facciamo una prova. Innanzitutto andiamo dritti. Cioè, seguiamo questo percorso. E vediamo un attimo. Intanto alziamo la torcia qua perché non si vede niente. Troppo bello per essere vero quell'oggetto. Dov'è la fregatura? Amuleto del duellante per 3. Qui perché c'è questo spiraglio? Non lo so. Proviamo invece questa parte. Forse ci dovrebbe essere da qualche parte una specie di ascensore che ci blocca un attimo la via. Vediamo. Ma nemici... troppo tranquillo come percorso questo. Qui sblocchiamo. Vediamo. È una delle ultime porte da sbloccare, se non l'ultima. Ragazzi, io spero che vi ricordiate dove stiamo uscendo, eh. Vi faccio vedere il nemico classico che c'è qua. Ehi, dove sta? Forse è quello? Sì, è quello. Dai ragazzi, se vi faccio vedere questo, anche i più svogliati, vi ricordate, dai, lì c'è la cappelletta, ho sbagliato tasto e mi succede spesso. Comunque, questo è un nemico classico, spero che ve lo ricordiate. È molto simpatico. Uno. Aspetta, prendiamone. Va bene. Double kick. Adesso andiamo a sinistra, ma se non sbaglio, se non ricordo male, dovrebbe esserci tipo un blocco. Sì, vediamo. Il marchingegno non si muove, ma tranquilli, risolviamo subito la situazione. Innanzitutto una piccola accelerata perché vi ho fatto vedere dove stiamo, spero che abbiate capito. Quindi acceleriamo un attimo. Ok ragazzi, siamo tornati indietro a questo ponte, quindi cosa fare? Io spero di non morire perché è una sciocchezza quello che devo fare, però sapete, mi conoscete, quindi andiamo. No, stavo rischiando. Ogni tanto vedete che il frame rate va un po' scattoso ragazzi, ma una volta ogni veramente tanto, sempre per la patch che vi ho detto all'inizio. Spero risolvano presto perché comunque è un peccato. Ora ok, l'ascensore dove stava? Comincio un attimo ad avere un piccolo dubbio sulla mia memoria. L'ascensore sta qui sotto. Però vorrei tanto ricordare. Ah, questo fa salire questo meccanismo qua. Ragazzi, io sinceramente questo meccanismo qua non so ancora cosa serva. Se questo qui fa salire questo. Dove sto adesso io sopra. Se lo scopro ve lo dico volentieri, perché comunque mi informerò e vedrò. Come se vedete i miei video, dopo 2, 3, anche volte 5 video, io imparo come si fa una cosa e ve la mostro tranquillamente. Con un piccolo ritardo, però cerchiamo sempre di fare tutto. E
Questi li vedo un po' troppi. Un po' tanti. Ok, vediamo se riesco. Ecco, quello è morto subito, questo no. Uno, solamente uno. Un po' fortina quell'ascia, quella mazza. Sì. Vado la visuale, ragazzi, quante di merda. Ti odio. Ok, ce l'ho fatta. Va bene. Ora, se un attimo muori gentilmente, perché se no muoio io. Grazie. Dai, accasciati. Dammi qualcosa? No, niente. Allora, io direi che riniziamo la prossima volta da queste parti, perché c'è quell'ascensore da sbloccare, che un attimo un piccolo break nella mia mente. Io direi che per questo video è veramente tutto. Se ho dimenticato qualcosa, mi raccomando, fatemelo sapere, ditemelo qui sotto nei commenti. Io comunque solitamente mi formo anche da solo per cercare di non tralasciare assolutamente niente. Ci vediamo alla prossima, mi sotto la Titan 9.